Per il come si fa di oggi, vogliamo imparare ad usare a casa l'elastomero, ora vedremo che cos'è, e anche imparare alcune tecniche antalgiche che ci danno sollievo dal dolore. Benvenuto a Mirko Lamberti, che è infermiere al campus biomedico di Roma, che ci ha portato questi presidi che sono l'ingresso venoso centrale, l'elastomero. Allora, le mostro che cosa è un elastomero. È questo dispositivo leggero, sterile e monouso, attraverso il quale il paziente può beneficiare dell'infusione di determinati farmaci, nel nostro caso parliamo di analgesici, costantemente nel corso della giornata e per un numero di giorni e per un quantitativo di farmaco facilmente prestabilito. Questo per esempio dura 7 giorni. Questo è un elastomero da 7 giorni. Allora, l'elastomero è collegato al paziente da un raccordo e poi da un ago di Huber, che è un ago che rimane qua a permanenza, la cui gestione è prettamente medico-infermieristica. Lo dovete fare voi. Quello che invece si può fare a casa, che cos'è, dottore? È sostituire l'elastomero. Nel caso in cui il paziente viene dimesso con più di un elastomero, quindi per coprire un periodo di tempo più lungo, quello che si può fare a casa è sostituirlo. Come si sostituisce? Innanzitutto garantendo l'igiene della manovra, lavarsi le mani, assolutamente, eccetera, assolutamente, e semplicemente si va a chiudere il morsetto dell'ago di Huber, si sclampa il vecchio elastomero scarico, si prende il nuovo elastomero che si presenterà con un palloncino gonfio, certo. E ovviamente, sempre rispettando l'igiene della manovra, si va a ricollegare all'ago di Huber dopo aver verificato quindi che un pochino di farmaco sia uscito dall'ingresso del raccordo, e si va a riaprire l'accesso al lago. In questo modo l'elastomero è sostituito. È sostituito e il malato viene coperto dalla sua terapia antidolorifica. Tecniche non farmacologiche per insomma soffrire di meno, quali sono? Innanzitutto è importante saper spiegare alla persona assistita come l'utilizzo di calore, di freddo e l'individuazione di posizione antalgica non è assolutamente un modo per banalizzare il dolore della persona, anzi offrire un sostegno in più rispetto alla terapia farmacologica. Che vuol dire caldo e freddo? Caldo e freddo vuol dire che l'utilizzo di impacchi caldi o impacchi freddi, che possono essere la classica borsa del ghiaccio, piuttosto che la borsa d'acqua calda, piuttosto che un impacco di lenzuola riscaldate. Quando però ce n'è l'indicazione, quando c'è l'indicazione medica, perché o infermieristica, cioè non per tutte le patologie vanno bene, no, questi sistemi. Per esempio, quando la zona si presenta ulcerata, quindi non è possibile metterlo sopra, che cosa si fa? Ad esempio non è opportuno applicare impacchi caldi e freddi, e, però è possibile, perché è dimostrato, ottenere un beneficio anche dall'applicazione di questo determinato impacco nell'area controlaterale. Ad esempio, un dolore oncologico da metastasi ossea all'anca, nel momento in cui non si può applicare sull'anca destra sede della metastasi, si riesce ad avere un beneficio anche ponendo l'impacco invece sull'anca sinistra, quindi la parte controlaterale. La postura antalgica, che cos'è? Allora, si può invitare la persona assistita a individuare nel corso della giornata quella che è la posizione dalla quale riceve maggior beneficio, la posizione dove riesce a provare il meno dolore. Sì. È opportuno quindi individuare queste posizioni in modo da sollecitare la persona ad assumerle, specialmente in quelle fasi in cui si cerca effettivamente il riposo, magari nelle ore notturne o subito prima di addormentarsi. Quello può essere un utile suggerimento per cercare di riposare le ore, insomma, necessarie. Grazie mille.